Here we have a wonderful picture, amazing, wonderful picture. Gopis serving Shri Radha Madhava. Tonight we got the juice. Yes. And I got the juice also, fresh grape juice. Wow. Yes. Yes. I wanted to thank you very much for all of you, Hare Krishna, who came together to relish the nectarian words of Bhagavan Shri Krishna, who speaks for our own benefit. Voglio ringraziare tutti voi che siete venuti qui stasera riuniti per ascoltare le parole di Shri Krishna Bhagavan che sono state dette per il beneficio di tutti. Please don't think that you came for my class. Per favore, non pensate che siete venuti qui per la mia lezione. No, I came to get your association so that we could relish together Krishna Katha. Io sono venuto qui per avere la vostra associazione, poter gustare insieme a voi la Krishna Katha. So I'm very grateful to Katya and Patrick who facilitated me with such an opportunity. Voglio ringraziare molto Patrick e Katya perché hanno facilitato questa opportunità per me. And for the temple, for this wonderful temple, Prabhupada Desh, where a devotee can feel like at home. E per questo meraviglioso tempio di Prabhupada Desh, dove i devoti possono sentirsi a casa. So we see that in this material world, not many people are really interested in transcendental happiness. Allora possiamo vedere che in questo mondo materiale che in questo mondo materiale le persone purtroppo non sono interessate alla felicità trascendentale. Only the very best in this material world, very special, very special souls, devotees, who are happily engaging in the Krishna Katha. Solo poche persone molto molto speciali, i devoti, si impegnano felicemente nella Krishna Katha. So in Bhagavatam, the Lord says that wherever my devotees come together and engage themselves in Krishna Katha, I am there to inspire them and to relish myself. E nello Srimad Bhagavatam Shri Krishna spiega che ogni volta che i devoti si riuniscono per parlare di lui, per fare Krishna Katha, io sono lì presente per ispirarli e anche io per gustare insieme a loro. So tonight we are touching one nectarian shloka of Bhagavad Gita 1855. Stasera parleremo tratteremo di un verso molto nettario della Bhagavad Gita, il 1855, where Krishna himself says how he can be understood. Dove Krishna stesso spiega come lui può essere compreso. OM NAMO Bhagavate VASUDEVAYA. 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 And we can try chanting together because it's very auspicious to chant the words of Lord Shri Krishna from the 55th shloka of 18th chapter. Bhaktya mam abhijanati. Bhaktya mam abhijanati. Yavan yashchasmi tatvataha. Yavan yashchasmi tatvataha. Tato mam tatvato gyatva. Tato mam tatvato gyatva. Vishate tad anantaram. Vishate tad anantaram. Bhaktya, col puro servizio devozionale. Mam, me. Abhijanati, si può conoscere. Yavan, tanto quanto. Yah, chasmi, così come sono. Tatvataha, in verità. Tataha, in seguito. Mam, me. Tatvataha, in verità. Gyatva, conoscendo. Vishate, egli entra. Tat anantaram, eternamente. Translation and purport of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupāda ki jai. One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. And when one is in full consciousness of me by such devotion, he can enter into the kingdom of God. Soltanto col servizio devozionale è possibile conoscere me, il Signore Supremo, così come sono. E quando si diventa pienamente coscienti di me grazie a questa devozione, si può entrare nel regno di Dio. Please go through the purport. Dio, la persona suprema, Shri Krishna, e le sue emanazioni plenarie non possono essere conosciuti né dai non devoti né dagli speculatori intellettuali. Chi desidera conoscere e comprendere il Signore Supremo deve adottare il servizio di devozione puro e compierlo sotto la guida di un puro devoto. Altrimenti la verità sulla persona suprema rimarrà sempre nascosta. La Bhagavad Gita 7.25 spiegava già che il Signore non si manifesta a tutti. Naham Prakashah Survasya. Coloro che tentano di conoscerlo soltanto con l'erudizione o la speculazione intellettuale falliscono. Soltanto chi è veramente impegnato nella coscienza di Krishna, nel servizio di devozione, potrà comprendere Krishna così com'è. Nessun aiuto potranno darci i diplomi e le lauree. Soltanto chi è in pieno possesso della coscienza di Krishna è qualificato per entrare nel regno spirituale, nella dimora di Krishna. Raggiungere la liberazione, il livello del Brahman, non vuol dire perdere la propria identità. Il servizio di devozione è presente nel regno spirituale e là dove c'è il servizio di devozione deve esserci Dio, il devoto di Dio e il servizio di devozione. La conoscenza di questa verità non muore mai, neanche dopo la liberazione. Per liberazione si deve piuttosto intendere la libertà da ogni concetto materiale dell'esistenza, poiché nell'esistenza spirituale, come in quella materiale, si ritrova la stessa distinzione tra Dio e gli esseri, la stessa individualità, ma sulla sfondo della pura coscienza di Krishna. Non bisogna fraintendere il significato del termine Vishate, egli entra in me, e vedervi un argomento a sostegno del monismo, secondo cui si giunge a fondersi nel Brahman impersonale. No, la parola Vishate significa che si entra nel regno del Signore Supremo, mantenendo sempre la propria individualità, per vivere in sua compagnia e servirlo. Per esempio, un uccello dalle piume verdi che penetra nelle fronde verdi di un albero non cerca di fondersi in esso, ma di godere dei suoi frutti. Per giustificare la loro tesi, gli impersonalisti fanno spesso l'esempio del fiume che si getta nell'oceano e si perde in esso. Fondersi così nell'oceano dell'assoluto può portare forse una certa felicità all'impersonalista, ma il personalista preferisce mantenere la propria individualità, come un pesce che si diverte tra le onde. Osservando le profondità dell'oceano vi troviamo innumerevoli esseri viventi. Non basta conoscere la superficie dell'oceano, bisogna anche avere piena conoscenza degli esseri acquatici che vivono nelle sue profondità. Grazie al suo puro servizio e devozione, il devoto può conoscere realmente le qualità e le glorie trascendentali del Signore Supremo. Come già spiegava l'11° capitolo, è soltanto col servizio e devozione che si può conoscere il Signore. La stessa verità è confermata qui, solo col servizio e devozione si potrà conoscere Dio, la Persona Suprema, ed entrare nel suo regno. Una volta raggiunto il livello in cui si è liberi dalle concezioni materiali, il livello del Brahma-Bhuta, ha inizio il servizio di devozione, che comincia con l'ascolto di ciò che riguarda il Signore. Quando ascoltiamo le glorie del Signore Supremo, raggiungiamo automaticamente il livello del Brahma-Bhuta e la contaminazione materiale, cioè l'avidità e la cupidigia verso il piacere dei sensi, scompare. Più il desiderio e la cupidigia scompaiono dal cuore del devoto, più questi si attacca al servizio del Signore, attaccamento che lo purifica da ogni contaminazione materiale. Allora egli può conoscere il Signore, come afferma anche lo Srimad Bhagavatam, e la bhakti, il sublime servizio di devozione, continua anche dopo la liberazione. Il Vedanta Sutra 4.1.12 lo conferma, A pranayat tatrapi hidrishtam. Il servizio e devozione continua dopo la liberazione. Lo Srimad Bhagavatam definisce la vera liberazione devozionale come il ristabilirsi dell'essere vivente nella sua vera identità, nella sua posizione originale, naturale ed eterna. La natura di questa posizione è già stata chiarita. Ogni essere vivente è un frammento infinitesimale, una parte integrante del Signore Supremo, ed è dunque il suo servitore. Mai, dopo la liberazione, questo servizio offerto al Signore si arresta. La vera liberazione significa spogliarsi dei falsi concetti dell'esistenza. Bhaktyamam abhijanati yavanyaschasmi tatvataha tatomam tatvato gyatva vishate tad anantaram. One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service, and when one is full consciousness of me, by such devotion he can enter into the kingdom of God. Soltanto col servizio devozionale è possibile conoscere me, il Signore Supremo, così come sono. E quando si diventa pienamente coscienti di me grazie a questa devozione, si può entrare nel regno di Dio. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagnaragunatam Vitam Tam Sajivam, Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padan Sahaganalalita Shri Vishakanvitamscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate, Gopisha Gopika Kanto Radha Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gaurange, Radhe Vrindavaneshvare Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye, Vanchakal Paturbyascha, Kripa Sindhu Vivacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Yes, so here we see that Lord Krishna explains what is the condition of going home, back to Godhead. Vediamo che qui Krishna spiega qual è la condizione per andare di nuovo a casa da Dio. And we know from previous chapters in Bhagavad Gita where Krishna says, the one who knows the nature of my appearance and disappearance in this world, he never comes back himself again to this world. Naturalmente ricordiamo che nei versi precedenti della Bhagavad Gita a un certo punto Krishna dice che chi conosce la natura trascendentale della mia apparizione scomparsa in questo mondo, allora non torna più qui. And here we see that Krishna says that the one who knows me and understands me as I am. E qui dice invece Krishna, sta dicendo, uno che conosce e comprende me così come sono. As I am means how we can understand Krishna as he is rather than from himself. E quindi questo significa, com'è che possiamo capire Krishna così com'è se non da lui stesso? So, Krishna says only by devotional service. E Krishna dice solo con il servizio devozionale. Yeah? Bhaktyamam abhijanati. Only through devotional service a devotee can know me. Solo attraverso il servizio devozionale un devoto può conoscermi. So, in the purport, Śrīla Prabhupāda actually confirms what we read yesterday. Nella spiegazione, Śrīla Prabhupāda in realtà conferma quello che abbiamo detto ieri. Where we read from the Shishi Gauranitai Ki. Where we read yesterday that the process starts from the hearing. Ieri abbiamo detto che il processo inizia ascoltando. And just continuing to hear the message of the God or his words from Bhagavad Gita helps devotee to transgress on the impediments on his devotional service, path of devotional service. E semplicemente ascoltando e continuando ad ascoltare i passatempi trascendentali del Signore, il devoto col tempo può attraversare tutti gli impedimenti che ci sono in questo mondo materiale per raggiungere il puro servizio devozionale. So we remember that a person who agrees to hear the message of God already becomes a righteous or pious person. Ieri abbiamo detto appunto che quando uno si presta ad ascoltare il messaggio del Signore, già automaticamente è diventata una persona pia e retta. So here we see that Śrīla Prabhupāda again repeats the same message. E vediamo che qui Śrīla Prabhupāda ripete lo stesso messaggio. When one hears about Supreme Lord, automatically Brahma-Bhuta stage develops. Di cui dice che appena uno, quando uno ascolta le parole del Signore Supremo, in automatico raggiunge il livello di Brahma-Bhuta. What does that mean? It means that a devotee immediately, for a person, the spirituality makes sense. E questo significa che per un devoto la spiritualità ha senso, cioè trova un senso appena lui... It's a first stage of realization, Brahman realization. È il primo stadio di realizzazione del Brahman. Brahma-Bhuta, the stage of Brahman realization that everything is pervaded with the spiritual energy of the Lord. È lo stadio in cui uno comprende che tutto è pervaso dalla natura spirituale del Signore. So this is like impersonal realization or liberation stage. Questo è come praticamente la liberazione impersonale, del livello impersonale. Which is usually not accepted by Vaishnavas. Che generalmente non viene accettata dai Vaishnava. Because Vaishnavas, they want to develop personal relationship with the Lord. Perché i Vaishnava vogliono sviluppare una relazione personale con Dio. And therefore here this shloka is proof that a devotee through devotional service goes back home, back to Godhead, but not just from the stage of Brahma realization. E qui appunto in questo verso comprendiamo che il devoto attraverso il servizio devozionale torna a casa da Dio e non con la realizzazione del Brahman. But very good news here is that even on the very first stage of realization of God, greediness and lust disappears. E qui c'è una buona notizia, già dai primissimi stadi della devozione, del servizio devozionale, della devozione a Dio, della realizzazione di Dio, si cominciano a scomparire la lussuria e l'avarizia. And Śrīla Prabhupāda here elaborates saying lust for sense enjoyment. E anche Śrīla Prabhupāda continua a elaborare dicendo anche della lussuria per il godimento dei sensi. So lust in the broader sense of meaning. E qui intende lussuria nel senso più ampio. Any desire for sense enjoyment is initiated by lust. Il desiderio per il godimento dei sensi è iniziato dalla lussuria. So, and this is a preliminary stage, essential preliminary stage, in order to attachment to the service of the Lord could develop. E questo è solo un prerequisito, è fondamentale, un prerequisito fondamentale iniziale che è necessario affinché si sviluppi l'attaccamento per il servizio devozionale. So what does it mean? Quindi cosa significa? It means that if the floor at home and everything is dirty, significa che se il pavimento a casa è sporco, you cannot bring new furniture, new carpet or new things to make it look better. Non puoi metterci un nuovo tappeto e arredarlo bene per farlo diventare migliore. We have to clean first. Prima devi pulirlo. We have to clean first the place initially so that we can later make it beautiful and nice. Prima dobbiamo pulirlo affinché dopo possiamo renderlo più bello. In our dirty ways we don't put any flowers. We clean, we wash the ways and then we put nice new flowers. In un vaso di fiori noi non è che se è sporco ci mettiamo dentro i fiori nuovi. Prima lo laviamo bene, poi ci mettiamo i nuovi fiori. And we change the water into fresh for the fresh flowers. E mettiamo anche l'acqua fresca, cambiamo l'acqua e ci mettiamo l'acqua fresca per i fiori. So you can't really practice devotional service being contaminated with greediness and lust. E quindi non si può fare il servizio devozionale correttamente se siamo contaminati dall'avarizia e dalla lussuria. So we clean everything first and then we put nice things, furniture, flowers, everything. It looks fresh and new. Allora prima puliamo tutto quanto e poi mettiamo i fiori, li arrediamo bene, ci mettiamo il tappeto, allora così sarà fresco e nuovo. So in spiritual practice, in devotional service, it is cleaning is hearing. Allora, nella pratica spirituale, nel servizio devozionale, pulire significa ascoltare. So when you want to make the room, the area clean, you first of all take away everything and then you plan. Here will be Vyasasan, here will be chairs, cushions, Vyasasan, and like that you plan. Quindi quando volete riorganizzare, pulire, riorganizzare una stanza, prima si tira via tutto e poi si comincia a pianificare. Allora qui metto questo, qui metto quell'altro, qui quest'altro. And in Italy you have fantastic inheritance of amazing architecture. E in Italia voi avete una fantastica eredità di una spettacolare architettura. Interior and design. Sì, interior and design, yeah. Yeah? Si dice anche in inglese. Moda. La moda. Yeah, you're so expert here in making things look beautiful, aesthetic and, you know, attractive. E qui avete una grande tradizione e capacità di rendere le cose belle e attraenti. So that means that through hearing you clean your heart and then you start your devotional service. E quindi questo allora stavamo dicendo che ascoltando puliamo il cuore e lì parte il servizio devozionale. So it is said that after the stage of Brahma-Bhuta liberation, the process of bhakti, transcendental service, starts and continues. Allora lì, qui nel verso Śrīla Prabhupāda spiega che appena viene raggiunto questo livello di Brahma-Bhuta, allora poi il processo della bhakti comincia. So as lust and desire disappear from the heart of a devotee, he becomes more attached to the Lord. Quindi appena la lussuria e il desiderio cominciano ad abbandonare il cuore del devoto, lui si attacca sempre di più al servizio devozionale del Signore. So when you rent a new apartment or new house and you come and it's empty. Quindi quando affitti un nuovo appartamento all'inizio è vuoto. So then lady, Mataji, a wife, is inspired to make it attractive, you know, to fill it up with new furniture, new carpet, new cushions and like that. Allora di solito la moglie è ispirata a rendere il posto più bello, quindi mettere i mobili giusti, i tappeti. Tappeti, yes, tappeti. So that it would look attractive. Così diventerà attraente quel luogo, quella casa. E lì ci si sentirà poi confortevoli. So same thing by hearing about the Lord, you clean your heart and you develop attachment. Così la stessa cosa, ascoltando, con l'ascolto puliamo il cuore e sviluppiamo l'attaccamento a Krishna. So Śrīla Prabhupāda says purity is the force. Śrīla Prabhupāda diceva che la purezza è la forza. So inspiration comes from cleanliness. L'ispirazione viene dalla pulizia. If we are not inspired to chant, if we are not inspired to come to the temple, if we are not inspired to read Shastra, what does it mean? Dirty. Allora, se non siamo ispirati a cantare, se non siamo ispirati a venire al tempio, se non siamo ispirati a fare servizio devozionale, significa che il cuore non è, puro, pulito. In Italian you call it polito? Yeah, dirty, pulito. Yeah? No, pulito is opposite. Clean, purity clean. And dirty? Dirty is sporco. Porco? Sporco. Sporco. Yes. So, if you come to the apartment with the, which is sporco, se vieni in you spoil your mood. Naturalmente se arrivai in un appartamento che è sporco, il tuo ti senti male, non è un bello stare, un mood brutto. And in Russia, in our part of the world, we don't have such beautiful temples and arrangements. E in Russia, in altre parti del mondo, noi non abbiamo dei templi così belli come questo. You have much more reasons to be inspired. Avete più ragioni per essere ispirati. Yes, to come here to chant and to read. So therefore, tomorrow morning we are planning to come for the full morning program, so that we could, you know, perform Kirtan here and chant the Japa with the devotees. Quindi domani abbiamo fatto un piano proprio per venire qui e fare tutto il programma del mattino insieme. Because, as you know, you can make this room just white walls and no paintings. Perché vedete, si potrebbe fare questa stanza, questo tempio, semplicemente pareti bianche e nessun dipinto. But you are so good in aesthetics that you make everything, you know, colors, ornaments, everything, you know, just adds to each other. You know, floors fits the walls, walls fits the ceiling, and everything is like. Voi siete così bravi a fare le cose così bene, belle, e tutto è perfettamente armonizzato, il pavimento con le pareti, con il soffitto, i colori, tutto curato. So same thing as a devotee who gets freed from greediness and lust, whatever he does is like perfecto. Così anche per il devoto, quando uno ha liberato il suo cuore dall'avarizia e dalla lussuria, qualsiasi cosa faccia diventa perfetto. So what is the best process of devotional service? Quindi qual è il miglior processo del servizio devozionale? We hear, we read from Bhagavatam Gita that the essence of devotional service is to serve the lotus feet of the Lord and Guru. E noi sappiamo dalla Gita e dallo Srimad Bhagavatam che l'essenza del servizio devozionale è servire i piedi di loto del Signore e del Guru. And if you tell a person on the street about the lotus feet, what idea he will get? E se voi dite a qualcuno per strada dei piedi di loto, cosa pensa? He will get confused. Sarà confuso. I think some TV station, I think in UK, they made investigation on the street with the people approaching them and asking. E penso che nella televisione inglese è stata fatta una specie di sondaggio, hanno suonato per le strade a chiedere alle persone. So one cameraman and one interviewer were approaching people on the street and asking the question, who you are? E hanno fatto questo esercizio con la telecamera, una persona che intervistava, andavano dalle persone e gli chiedevano chi sei. So it's amazing thing that they approached on the street different people, men, women, old, young, educated, simple laborers, and like that, and everyone gave a different answer. È molto bello perché hanno intervistato diverse tipologie di persone, maschi, femmine, giovani, anziani, persone letterati, eruditi e semplici lavoratori, e ognuno ha dato una risposta diversa. Yes, persone eruditi. Eruditi. They were approached and asked, but everyone gave his own answer, and although they are all educated, they don't know the clear, one concrete answer who they are. Ma nonostante ognuno ha dato la sua risposta, una risposta diversa, e nonostante ci sono anche persone molto molto erudite, nessuno sapeva dare la vera concreta risposta a questa domanda. So if you ask a person on the street who you are, what he will tell you? Se voi gli chiedete per strada a una persona chi sei, cosa vi dirà? I'm a man, I'm a woman, I am teacher, I am driver, I am officer. Sì, ti diranno sono un uomo, sono una donna, sono lavoro in ufficio, diranno la loro attività, il loro lavoro. So from Bhagavad Gita we know that to identify oneself with the body, with the external, is called knowledge and ignorance. E noi sappiamo dalla Bhagavad Gita che quando uno la conoscenza di sé, quando è basata sul corpo, è in ignoranza. Educated people in the 21st century, they are deeply in ignorance. Le persone erudite del XXI secolo sono profondamente in ignoranza. Not knowing their real identity. Non conoscendo la loro reale identità. So from Gita Bhagavatam we know that a person acting in ignorance of his own identity, he creates not happiness but suffering. Suffering. Quindi una persona che sta agendo in questo mondo basandosi sulla conoscenza che è in ignoranza, in questo mondo creerà non felicità ma sofferenza. So it's a pity, it's a great pity. Quindi è un peccato, è un vero peccato. So many universities, so many educational institutions, and none of them, as Śrīla Prabhupāda told, teaching the science of God and soul. Così tanti, è un peccato, così tante università, così tanti istituti culturali, nessuno di questi insegna la scienza di Dio e dell'anima. So therefore, although everyone plans to be happy, everyone is miserable. Quindi cosa succede? Che nonostante tutti pianificano di essere felici, alla fine invece sono tutti in sofferenza. So when the person was asked to tell his identity, the next question was asked, point at yourself. Quindi hanno fatto, prima gli hanno detto tu chi sei, e dopo che hanno risposto gli dicevano adesso indicami te. So this interviewer most probably was conversant with the Vaishnava philosophy, because when the person was saying, that's me, he said, no, that's your chest. Sembra che questa intervistatrice in qualche modo conosceva la filosofia dei devoti, perché quando loro indicavano così con il dito, dicevano io sono io, questo sono io, lei diceva no, quello è il tuo petto. So then some people were catching their head, oh, maybe I'm here. Allora alcune persone si toccavano la testa e dicevano forse sono qui. But then the interviewer, he said, no, that's your head. E lui diceva, lei diceva all'intervistatrice no, ma quella lì è la tua testa. So it was very interesting to see the reaction of the people. One of them started hysterically laughing, the other became angry, the other just shouting at the interviewer, you better go and get your job and don't make me fool. Allora è stato molto interessante vedere le reazioni delle persone, perché chi cominciava a ridere in modo isterico, chi si arrabbiava, chi gli diceva ma vai a lavorare. So that's why if you don't know the essential basic information who you are, Aham Brahmasmi, that my nature is spiritual, I am a spirit soul, there cannot be talk about happiness. Quindi se non c'è la comprensione di base, Aham Brahmasmi, che io sono un'anima spirituale, che siamo la nostra natura è spirituale, allora non c'è questione di felicità, di mettersi a parlare della vera felicità. Jivera svarupa hoi Krishnera nityadas. So this is the primal duty of a living entity. Jivera, as a jiva, as a living entity, the duty is to serve Lord Krishna, Supreme Lord, eternally. La natura dell'anima è proprio quella di servire eternamente Krishna per sua costituzione. And every devotee knows the shloka from Brihan Naradiya Purana, which says Harir Nam Harirnamayeva Kevalam Kalona Stevana Stevana Steva Gatiranyatha. Tutti conoscono questo verso della Brihan Naradiya Purana. Shri Gauranitai blessing us with their presence. Yes, the shloka which says that for the spiritual progress in this age of Kali, there is no alternative process. Dice questo verso, no, in questa era di Kali non c'è nessun altro processo. There is no alternative process than chanting the holy name. Per liberarsi non c'è nessun altro processo se non cantare il santo nome. So the best way to serve the lotus feet of the Guru and Krishna is by chanting the holy name. Quindi il miglior modo per servire i piedi di loto di Guru e Krishna è cantare il santo nome. And yes, it is said that 3 times, no other way. Ed è detto 3 volte, nessun altro modo. Because the conditioned soul in this world has his own way. Perché le anime condizionate in questo mondo, ognuno ha il suo modo. And everyone pursues for the happiness by his own way. E ognuno cerca di perseguire la felicità nel suo modo personale. Other way than chanting the holy name. Ovviamente è un altro modo rispetto a cantare il santo nome. It's a pity. È un peccato. And therefore it is 3 times stressed, pointed out that there is no other way. È per questo che qui in questo verso viene sottolineato per 3 volte questo punto. Why 3 times? Perché 3 volte? Because there is Karma Kanda, Jnana Kanda and Yoga Kanda. There are 3 ways of achieving perfection. Perché ci sono 3 modi per raggiungere la perfezione: Karma Kanda, Jnana Kanda e Dhyana Kanda. But in Kali Yuga those processes doesn't work and doesn't grant you a perfection. Ma nel Kali Yuga questi non portano alla perfezione. So in order to discourage karmis, gyanis and yogis, 3 times it's been said no other way. Quindi in modo da scoraggiare tutte le tre modalità, allora viene detto 3 volte, quindi i karmi, i gyani e gli yogi. So actually, Śrīla Prabhupāda says that some great, so-called great spiritualists writing books saying that a person can chant any name, Durga, Kali, Shiva. Allora Śrīla Prabhupāda spiega che alcuni scrivono libri e teorizzano che si può cantare qualsiasi nome, Durga, Shiva, Kali. And to achieve the same result as chanting Ramakrishna. Per raggiungere lo stesso risultato, ottenere lo stesso risultato che cantando Rama e Krishna. So therefore such people are called Pashandis or unbelievers and faceless demons. Per questo queste persone vengono chiamati come si dice, unbelievers? Sì, unbelievers. Faceless demons. Non credenti e demoni. Yes. Miscredenti. So even Lord Shiva once told to Parvati. Anche il Signore Shiva una volta disse a Parvati that in Kali Yuga the religion organizations or spiritual organizations will be infected with demons. E diceva che in Kali Yuga le organizzazioni spirituali saranno infettate dai demoni. Therefore I will come as Shankaracharya to bewilder everyone. Per questo verrò come Shankaracharya per confondere tutti. Because even in Kali Yuga we see the demons infects the spiritual organizations by trying to pollute the initial process of devotional service through different strange ideas. Vediamo infatti che nel Kali Yuga questi demoni si infiltrano nelle organizzazioni spirituali per rovinare questo, le fasi iniziali del servizio devozionale con idee assurde. So therefore the philosophy of Shankaracharya is very confusing. Per questo la filosofia di Shankaracharya è molto confusa. Just to confuse the demons and non-believers so that they would, got confused altogether. E questo è stato fatto apposta proprio per confondere I demoni e I miscredenti, così si aggrovigliano su se stessi, si perdono lì. But the devotees should stick to the process of chanting of the holy name and perform devotional service for the rest of their life. Invece il devoto dovrebbe rimanere fisso nel processo di cantare il santo nome e compiere il servizio devozionale per il resto della propria vita. And Shri Chaitanya Mahaprabhu, he confirms in his Shikshastakam saying, Kirtaniyas Dahari, that one must chant the holy name always. E Shri Chaitanya Mahaprabhu nel suo Shikshastaka conferma Kirtaniya Sadahari, che significa che uno dovrebbe cantare costantemente il santo nome 24 hours a day. 24 ore al giorno. He should go sleep after chanting the holy name, and after wake up in the morning he should start his day with the chanting of the holy name. Dovrebbe addormentarsi cantando il santo nome e svegliarsi iniziando a cantare immediatamente il santo nome. And yesterday we told the story how the one baby who cannot really speak was able to bring all the family to Krishna consciousness. Ieri abbiamo raccontato la storia di quel piccolo bambino che neanche parlava ed ha portato tutti I suoi familiari alla coscienza di Krishna. Because of course from previous lifetime he didn't finish his task completing the path of devotional service. So in this lifetime, he took birth in the pious family to continue the process. Perché naturalmente nella vita precedente non aveva compiuto il suo sentiero nella bhakti, nel servizio devozionale, per cui è nato in una famiglia pia e da lì ha ripreso. So Bhagavatam also confirms saying that Kirata Gunandra Pulinda Pulkasha Abirasumbha Yavanakshada Khasadaya, that these are the names of the Chandalas, which says that Pashandis, who are lower class of men, are also allowed to chant the holy name. E in questo verso dello Srimad Bhagavatam anche si spiega che anche questi Pashandi, questi miscredenti, possono cantare il santo nome. Anyone can join the Sankirtan movement. Chiunque può unirsi al movimento del Sankirtan. And Śrīla Prabhupāda in the Purport in Chaitanya Charitamrita Adilila, to one of the purports, he says that it's opposite to what Pashandis say. They say that if not Brahmana chants the holy name, the potency of the holy name decreases. È esattamente l'opposto di quello che dicono questi pascianti, questi demoni travestiti da religiosi, che dicono se uno non è brahmana allora se canti il santo nome non funziona, anzi fa l'opposto. So which is the nonsense? Quindi questo è un non senso. The holy name is not dependent on anything and anyone. Il santo nome non dipende ovviamente da nessuno e da niente. Actually the jiva is dependent on the holy name. In realtà è l'anima che dipende dal santo nome. Krishnera kirtanakare nicha bada bada. Everyone can join this Sankirtan movement. Chiunque può unirsi al movimento del Sankirtan. Can and must. Dovrebbe, può e deve. For his own benefit. Per il suo beneficio. There is no excuse why not to chant the holy name. Non c'è nessuna scusa per non cantare il santo nome. Yesterday night we were talking with Patrick Prabhu. Ieri stavo parlando con Patrick Prabhu. And he said sometimes devotees may have strange ideas. E lui diceva che magari a volte I devoti possono avere delle idee strane. They say if you can't chant holy name with full attention, so better not to chant at all. Allora qualcuno dice: ah, se non puoi cantare il santo nome con piena attenzione, allora è meglio se non lo canti per niente. So we interpreted that saying in following way. Allora, io ho interpretato questo modo di dire nel seguente modo, così. So imagine if mother would think, if I cannot cook for my children feast in the morning, so better not to cook at all. Pensate se una madre dicesse: ah, stamattina se non riesco a cucinare una festa per mio figlio perfetta, allora è meglio se non cucino proprio. You cook whatever you can, but you cook. It's not that if you can't cook feast, then don't cook at all. Cucinerai lo stesso, ovviamente. Non è che se non puoi fare una festa, allora non cucini per niente. Mother is happy and she feels the duty and she is happy to cook for the husband, for the children at home. La moglie si sente in dovere, ama il figlio e il marito, e quindi si sente in dovere di cucinare per loro. Whatever husband can provide foodstuff, she cooks accordingly. Qualsiasi cosa il marito può provvede come cibo, allora lei cucina. So same thing, the devotee should be happy to chant the way he can do that. E così il devoto dovrebbe essere felice di cantare nel modo in cui riesce a cantare. If he can't chant early in the morning, he should chant whenever he can. Se non può recitare al mattino, allora lo farà in un altro momento. If he cannot chant 16 rounds, let him chant at least whatever rounds he can. Se non riesce a cantare 16 giri, vabbè, canterà quello che riesce. But same thing as the mother and wife, she always is looking forward to cook in the best nice way. Ma logicamente, così come la madre, la moglie cerca sempre di cucinare nel modo migliore. So as soon as the husband can provide, you know, a variety, the top quality organic foodstuff, she's happy, you know, to cook feast every day. You just provide her. Così come quando, se il marito porta tanti cibi freschi e biologici di prima qualità, allora lei farà una bellissima festa. So a devotee also should always look forward to chant in a best way. E così anche il devoto cerca sempre di sforzarsi di recitare nel modo migliore. And there are two very simple conditions he should try to fulfill. E ci sono due semplici condizioni che dovrebbe cercare di soddisfare. Chant 16 rounds in the morning and in one time. Cantare 16 giri nel mattino e tutti in una di seguito. Then he can counteract the maya during the day. Così ci si può proteggere da maya durante il giorno. So the devotee is protected against maya to the level he surrenders or follows a particular standard of devotional service. Così il devoto è protetto da maya in base a quanto segue lo standard del servizio devozionale. So this is the main and essential promise or vow devotee takes, chanting 16 rounds. Questo è il principale voto che il devoto prende, cantare i 16 giri. So as we read in the purport of Śrīla Prabhupāda, the devotee becomes more attached to the chanting of the names of the Lord, being freed from greediness and lust. Come abbiamo letto in questa spiegazione di questo verso, il devoto diventa sempre più attaccato al canto del santo nome al Signore, nella misura in cui viene liberato dall'avidità e dalla lussuria nel cuore. So a devotee should be conscious and alert, not letting greed and lust into his heart. Quindi il devoto deve stare attento, allerta, e non far entrare nel proprio cuore l'avidità e la lussuria. Because it will interfere with your chanting. Perché questo interferirà con il tuo canto. So you know, if you go to the street and you roll in the dust and mud, you will not be clean. If you roll in the dust. Okay. Quindi se tu ti rotoli nella strada, ovviamente non potrai rimanere pulito, perché ti coprirai di polvere e di fango. So nobody will let you into the temple if you are like dripping dirt. Cosa succederebbe se vieni dentro al tempio e stai ti cade lo sporco dai vestiti. Same thing, you will not be able to go to the shopping mall or wherever, you know, if you're dripping dirt, who will let you in? Stessa cosa, no? Come farai a entrare nel tempio, come farai a entrare, non so, anche in un negozio se sei tutto sporco che perdi. So we have to call the things their names, that greediness and lust is the contamination. Quindi dobbiamo chiamare le cose con il loro nome. L'avidità e la lussuria sono contaminazioni. The problem is that our mind doesn't consider that as dirt. E il problema è che la nostra mente non considera queste cose sporco. And we tolerate greediness and lust in our heart. E noi tolleriamo l'avidità e la lussuria nel nostro cuore. And this is a big mistake. E questo è un grande errore. Because it interferes with your desire to chant. Perché questo interferisce con il tuo desiderio di cantare. So same thing as we don't tolerate any spots on our dress. Così come non tolleriamo macchie di sporco nei nostri vestiti. Or bad smell of perspiration in our dress, we don't tolerate. Oppure anche se il vestito puzza perché abbiamo sudato, noi non lo tolleriamo. And we regularly wash our dress. Anyway, e noi regolarmente puliamo, laviamo i nostri vestiti. So our consciousness we have to regularly clean through Krishna Katha. E così noi dobbiamo regolarmente pulire la nostra coscienza regolarmente con la Krishna Katha. It's not the question I like this preacher or I like Bhagavatam instead of Gita. No, you cannot say I don't like this shower, therefore I will not take shower here. Non è che una questione mi piace questo predicatore o meglio il Bhagavatam della Bhagavad Gita, non è che se dovete fare la doccia cominciate a dire non mi piace questa doccia, allora non fate la doccia. Wherever you are, you know that in the morning you have to take shower. Good cold shower, hot shower, hotel shower, guest, you are as a guest somewhere at someone's home or at home, you have to. A qualsiasi posto si è, bisogna fare la doccia la mattina, quindi che sia nell'hotel, a casa di un amico, a casa tua o ospite da qualche parte, devi fare la doccia. You cannot say that, you know, I'll take this shower because it inspires me to take it here and there. Non è che potete dire che farò la doccia qui perché questa mi ispira. But in another place because the what you call this? Il rubinetto. Rubinetto is rusty and I don't like it, I will not take shower. O magari invece in un altro posto magari c'è il rubinetto tutto arrugginito, allora non mi piace, allora non mi faccio la doccia. Śrīla Prabhupāda says winter or summer you have to take shower. Śrīla Prabhupāda dice inverno o estate la doccia bisogna farla. Maybe at winter it's cold but you have to. Magari in inverno è freddo, ma lo fai, lo devi fare. So in order to remain sane and clean in your intelligence, you have to regularly read and listen Gita and Bhagavatam. Quindi per essere interiormente sano bisogna regolarmente leggere la Gita e il Bhagavatam. And this is a habit. E questa è un'abitudine. Like habit to wash your teeth. You have to teach your children to clean your teeth. Così come è un'abitudine, come lavarsi i denti, bisogna insegnare al bambino a lavarsi i denti. And the kid in the morning may say, "Mommy, mommy, my teeth is clean. I don't need to wash, clean them, brush them." Può essere che il bambino la mattina dice, no, i miei denti sono già puliti, non serve che li pulisco. Is the question of habit. È una questione di abitudine. So devotee has to develop devotional habits. E quindi il devoto deve sviluppare abitudini devozionali. One of which is chant the holy name regularly and listen or read Krishna Katha. Una di questi è cantare regolarmente il Santo Nome e ascoltare, leggere, ascoltare Krishna Katha. And tomorrow morning we will read from Bhagavatam that particular shloka. E domani al mattino leggeremo dal Bhagavatam quel verso particolare. Where Lord Kapiladeva points out and stresses it. dove il signor Kapiladeva indica, proprio lo dice molto, lo sottolinea molto. And actually I just finished my tour throughout one and a half months tour throughout the Russia preaching, and my tour was called I am not indifferent. Io ho proprio appena finito il mio tour di 1 mese e mezzo per tutta la Russia. Il titolo del tour era Io non sono indifferente. So because tomorrow is my last Bhagavatam class, I will speak about that subject. I am not indifferent. Quindi, visto che domani è l'ultima mia lezione di Srimad Bhagavatam, domani parlerò proprio di questo. Io non sono indifferente. So when organizers of my Russian trip, they asked what would be the subject of my tour, preaching tour. E quando gli organizzatori del mio tour in Russia mi chiese quale sarà l'argomento del tuo tour, what would be the name of the tour, I told them I am not indifferent. E io gli ho detto appunto io non sono indifferente. Я им сказал, я не равнодушен. The organizers, they didn't understood. They thought I am telling them the compliment that I am not indifferent to their service. Loro non avevano capito che quello era il titolo, avevano pensato che gli stavo dicendo che era un complimento per loro, che io non sono indifferente al loro servizio. Они подумали, что я не равнодушен к организаторам. So they asked me for the second time. So what will be the name of your tour, preaching tour? Allora mi hanno detto un'altra volta, quale sarà il titolo del tuo tour? So I told, I am not indifferent. E io gli ho detto, io non sono indifferente. They said, oh, thank you so much. But what would be the name of the tour? Ah, grazie molte, ma quale sarà il titolo della? I said, I am not indifferent. Ah, no, io non sono indifferente. So I explained that, you know, I am not indifferent to Lord Krishna and to the duties I must perform towards him. E quindi gli ho spiegato che quello era io non sono indifferente ai doveri e alle attività che devo fare nei confronti di Krishna. So tomorrow, as I promised, we will chant everybody one round of Japa. Quindi domani, come vi ho promesso, canteremo insieme un giro di Japa all'unisono. And we will disclose the secret which Lord Kapiladev disclosed to his mother Devahuti. E quindi poi studieremo, analizzeremo a fondo il segreto che il signore Kapiladeva svela a sua madre Devahuti. When she asked him, what shall I do? Quando lei ha chiesto a lui cosa devo fare? When her husband Kardama Muni was leaving home and she was feeling, oh, now I'll remain alone, she asked her son Kapiladev, what shall I do? Quando Kardama Muni se n'è andato di casa, lei è rimasta sola e allora ha chiesto a suo figlio, ma cosa devo fare? How should I remain always enthusiastic in spiritual process? Come posso rimanere sempre entusiasta nel processo spirituale? So this is a very relevant subject for in the life of every devotee, how not to lose enthusiasm and desire to perform devotional service. Quindi questo è un argomento molto importante e rilevante per tutti i devoti, come non perdere l'entusiasmo e il desiderio di eseguire il servizio devozionale. How to live up to the proper level of devotional service. Come vivere ad un appropriato livello di servizio devozionale, proper standards, a uno standard appropriato. And that will be tomorrow. E questo sarà domani. So please come. Per favore venite. If you want. Se volete. If you don't. Se non volete. Please come anyway. Venite lo stesso. Śrīla Prabhupāda ki jai. Śrīmad Bhagavad Gita ki jai. Shri Shri Gauranitai ki jai. Prabhupada Desh Dham ki jai. Italian Yatra ki jai. Gaur Premanande. Haribo. Thank you very much. Thank you very much. Hare Krishna. La Santità Bhakti Svarupa Chaitanya Maharaj ki.